Sto mettendo a dimora le melanzane, sto usando la proda in cui c'erano le lattughe e i primi fagioli. In questo brevissimo video vi faccio vedere soltanto un paio di consociazioni, appunto quello delle melanzane e ricapitolo soltanto quello dei fagioli, ma poi affronteremo anche a fine video quello dei peperoni. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso, video di pochi minuti. Le melanzane vanno messe in un terreno molto sciolto, deve essere molto ricco di sostanza organica perché le melanzane hanno bisogno veramente di molto nutrimento. Io sto utilizzando il compost, ma voi se non ce l'avete utilizzate il terreno che avete, ma poi dovete integrare con del concime, stallatico pellettato, humus in lombrico, solabiol, quello che avete insomma. Tornando alle consociazioni, la lattuga e i fagioli sono un'ottima consociazione, molto meno lo è la famiglia dei peperoni, peperoncini come in questo caso, però bisogna anche fare un po' i conti con la realtà dei fatti, nel senso che se ho poco spazio alla fine mi devo un po' aggiustare con quello che ho. Quindi vi lascio insieme pressione le consociazioni vincenti per la melanzana e vi capitolo qui brevemente le consociazioni del pomodoro. Ci vediamo fra qualche minuto con la consociazione del peperone. Qui vedete ho messo del basilico. Il basilico secondo me è una delle erbe aromatiche che meglio crescono tra i pomodori. Rilascia un profumo che dà fastidio ad alcuni insetti dannosi per i pomodori, e contemporaneamente godono dell'ombra del pomodoro adulto. Dove non ho messo il basilico, ho messo il tagete. Come vi dicevo, il tagete ha la proprietà di tenere lontani alcuni nematodi dal terreno, nocivi per i pomodori, e contemporaneamente attira gli impollinatori, ci servono anche quelli. Quest'anno ho introdotto anche i legumi, ho seminato dei fagioli, vediamo come va, ma non pago di questo. Tra un ugello e l'altro, per non lasciare gli ugelli vuoti perché mi dispiaceva, ho messo della lattuga, vari tipi di lattughe. Anche questa è una associazione vincente perché la lattuga non ama il sole tutto il giorno ovviamente, e quando le piante saranno grandi gli faranno l'ombra. Contemporaneamente utilizzerò l'ugello, vedete, dell'irrigazione a goccia. Veniamo adesso ai peperoni. Allora guardate, qui c'è un bellissimo cespo di insalata, qui ho la mia piantina di peperoni che ho appena messo, quindi ho un'altra un po' striminzita poverina, e qui vicino ho un cavolo che mi è avanzato dalla scorsa stagione, non è cresciuto ma è rimasto qui. Vicino ho delle coste che sto cercando di far riprendere piano piano, ma non è proprio il loro momento, ma comunque ci sono, se va tutto bene queste me le porto al prossimo anno. Quindi qui abbiamo tutto ciò che può servire al peperone per crescere sano. Quindi abbiamo l'insalata, cioè la lattuga, i cavoli e abbiamo altre verdure a foglia larga, in questo caso ho le coste. Quindi come vedete non è difficile, anche perché ad esempio io qui ho la manichetta a 30 cm circa, è un po' poco per i peperoni, però questa mi ritrovo e si usa quello che si ha. Nel frattempo qui in mezzo, anche per non far crescere eventuali infestanti, lo utilizzo per la lattuga. Qui ad esempio prossimamente ne pianterò un'altra più vicino possibile al gocciolatore, eccolo qui. Quindi qui ci metterò il peperone a fianco o davanti alle coste, a fianco ci metterò la lattuga. La lattuga ha un ciclo di vita molto più veloce, una volta che uno ha già la piantina. Bene, è stato un video veramente di pochissimi minuti, ora che è il momento dei trapianti, se non l'avete ancora fatto, ecco, magari fate attenzione a cosa mettete vicino, non succede nulla, però lì si dà una mano insomma alle piantine per crescere quanto meglio possibile. Insomma. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, è gratuito ovviamente, ma a me fa molto molto piacere, mi serve per far crescere un po' il canale. Se avete domande fatemele pure qui nei commenti, rispondo a tutti. Vi auguro una buona giornata.